Cari amici di Safe Drive, la protagonista della prova su strada della settimana è la Nissan GT-R, la super sportiva giapponese in versione coupé 2+2. Una vettura che davvero non ha bisogno di tante presentazioni, perché è dal 2008 che ricalca le scene del panorama dell'automotive ed è una delle super sportive di riferimento. Nissan GT-R non ha solo 20 cavalli in più, quindi una potenza maggiore, ma anche è stata rivista a livello di design, come per esempio per il cofano motore, che adesso ha due prese d'aria molto ben visibili, anche se meno bombato, ed è stato rinforzato come tutto il telaio, e in più ha una nuova griglia all'anteriore che adesso vi faccio vedere. Ecco la nuova griglia V-Motion, come vedete nera opaca, abbastanza triangolare, integra il nome della vettura GT-R con una R molto vistosa rossa. Non è solo un fatto estetico, ma è stata allargata per far entrare più aria nel cofano motore e raffreddare lo stesso. Come vedete, tutta questa vettura ha un design molto corposo, robusto. Pensate che molti appassionati la definiscono Goldrake a favore dei cartoni di animazione giapponese, perché ha un design effettivamente molto distintivo. Un'auto dal design distintivo, quindi un motore veramente potente con, ricordiamo, 570 cavalli. Allora io non vedo l'ora di andare a provare questa belva prestata alla strada, e venite con noi a vedere come si comporta. Siamo a bordo di Nissan GT-R, la supersportiva giapponese in conformazione coupé 2+2. Facilissimo trovare la corretta posizione di guida su questa vettura. Spazio per conducente e passeggero all'anteriore, cioè veramente confortevole, una seduta anche abbastanza stretta come per le sportive di razza quale questa GT-R è. Piccolo appunto, è una conformazione 2+2 come dicevo, però spazio in realtà per i passeggeri al posteriore è veramente risicato, poco, soprattutto per le gambe. Però oltre alla corretta posizione di guida che si trova subito, il feeling con l'auto è davvero diretto, un'auto facile da guidare nonostante questa enorme cavalleria messa a disposizione da questa GT-R, perché il 3008 V6 sovralimentato con due turbo alle basse velocità è veramente facile. Erogazione fluida, la prima e la seconda marcia del cambio a doppia frizione estremamente veloce, non è come in passato a strappo, ma è docile. È una vettura molto sincera, è una vettura che trasmette emozioni pure da super sportiva. Prestazioni di riferimento le conoscete: nell'ultima versione di GT-R addirittura lo scatto da 0 a 100 arriva a 2,8 secondi, la velocità massima tocca quasi i 330 km/h, quindi questi sono dati e prestazioni veramente di riferimento. Alla trazione integrale on demand, quindi in base alla velocità di percorrenza trasmette la coppia della potenza del motore sui due assi. In partenza è al 100% al posteriore, come vuole tradizione delle vetture sportive, ma può spostare la motricità fino al 50% all'asse anteriore. Pensate, il motore di questa vettura viene assemblato rigorosamente a mano da un maestro Takumi, che poi apporta la sua firma sul propulsore stesso. Questo per dare un plus di assemblaggio e come un certificato di validità della vettura. Siamo giunti alla fine della prova della Nissan GT-R, mi sono davvero divertito tantissimo a bordo di questa belva giapponese. Ricordo le dimensioni: 4,70 m in lunghezza, ben 1,90 m in larghezza e soltanto 1,37 in altezza. Una vettura che ha 570 cavalli, ma è davvero facile da guidare con questo suo allungo infinito in ogni marcia di percorrenza. Ricordo infine il prezzo, perché questa vettura a livello qualità, potenza, prezzo è una delle migliori a livello mondiale. Quindi sono 107.000 euro circa per la versione GT-R Prestige che abbiamo provato oggi.